Informati bene. Scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano. In edicola e online lapadania.net. Noi abbiamo avuto la responsabilità di segnalare il problema, di proporre anche un emendamento per reintrodurre il reato di immigrazione clandestina che è stato purtroppo, non è stato votato dalla maggioranza. Che adesso questo governo, questa maggioranza si renda conto di cosa è stato fatto. Siamo in un momento in cui gli sbarchi purtroppo si contano tutti i giorni, tutte le settimane, tutti i mesi. Si tratta di un dramma umano e non è questa la maniera sicuramente di risolvere il problema, anzi passa più che altro il messaggio che è qui in Italia si può entrare e ci si può restare. E la cancellazione in realtà di un reato che esiste in tutta Europa, che sia chiaro. Esiste in Belgio con reclusione di 3 mesi, in Danimarca 1 anno, in Germania reclusione fino a 3 anni, in Grecia 3 mesi, Regno Unito multa fino a 5.000 sterline, reclusione fino a 1 anno, in Francia un'ammenda di 4.000 euro e reclusione fino a 1 anno. Quindi è falso quando dite che questo reato non esiste in Europa. La bocciatura del nostro emendamento per ripristinare il reato di clandestinità rappresenta un vergognoso passo indietro verso l'inciviltà. Abolire il reato di immigrazione clandestina e demolire i pilastri della Bossi-Fini insieme con l'approvazione di continui svuota carceri sono gravissimi e pericolosissimi errori per la sicurezza delle nostre città e dei nostri cittadini. Ah, questo è un provvedimento vergognoso, come ho detto nel mio intervento in aula. Viene cancellato il reato di immigrazione clandestina, viene depenalizzato, viene trasformato in un illecito di carattere amministrativo. Questo è ancora più grave, si fa toccare anche l'impianto totale della Bossi-Fini. Noi siamo usciti dall'aula durante la votazione di questo emendamento del governo perché pensiamo che debbano assumersi interamente la responsabilità. In questo contesto, pur riconoscendo il problema distinto dei profughi, proposte buoniste ispirate dal ministro Kyenge, come quella dell'eliminazione del reato di immigrazione clandestina e persino della Bossi-Fini, oppure il riconoscimento della cittadinanza italiana attraverso lo Ius Soli, il tutto anziché porre in atto azioni di supporto nei paesi del terzo mondo, rappresentano messaggi di falsa accoglienza che rischiano di essere recepiti dai disperati di tutto il mondo come un appello del tipo venite in Italia, vi accogliamo tutti a braccia aperte. Informati bene, scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano, in edicola e online lapadania.net.